Ma dove cavolo sono i miei calzini bianchi? Ah. Eccoli qua. Nessuno che mi aiuti in questa casa, vero? È proprio vero. Uno deve contare esclusivamente su se stessa. Avessi trovato uno nella vita. Sì. Anche soltanto uno solo che mi desse una mano. Mai. E quei pochi che sembravano disposti a darti qualcosa, gira e rigira, sotto sotto, anche loro lo facevano per un loro tornaconto. Ma cazzo, dove avete messo la mia camicia azzurra? Sì, figurati se loro sanno dove vanno a finire le mie cose. Se ne fregano i signori. Chiedere sono capace. Papà mi compri questo, caro mi compri quello. E io pago, sono qui per questo. Io servo solo per portare i soldi, eh? Avete capito che ne ho piene le palle? Ah, eccola qui la camicia di merda. Trovata anche la camicia, visto? Sono proprio bravo. Ah, Carla. Tu coprili sempre, eh? Io te l'ho sempre detto che quelli non hanno voglia di fare nulla. Non combineranno mai niente nella vita. È inutile sperare. È tutto tempo perso. Scusa, Carla, dove sono le mie cravatte nuove? Non riesco a trovarle. Dove può averle messe quell'oca di Giovanna? No, aspetta. Scusa, Carla. Carla, io dovrei far... va bene. Faccio tutto da sola. Tanto ormai... ormai ci sono abituato. Il dopobarba, le ciabatte. Ecco qua, ormai sono abituato a farmi le valigie da solo. Hanno altro a cui pensare loro, altro che al padre. Ma niente, faccio tutto da solo, non vi preoccupate. Ecco qui. È tutta la vita che mi faccio le valigie, perciò... una più, una meno, non c'è problema. E voilà, io me ne vado, eh? Non sono passato neanche dall'ambulatorio. Chissà se la mia infermiera oggi ha rimandato tutti gli appuntamenti. Se non sbaglio, doveva venire anche la moglie di Paolo. Buongiorno, Giovanni. Ma cos'hanno tutti oggi? Meglio che me ne vada, se non perdo la pazienza. Ehi! C'è nessuno qua? Non c'è nessuno? Non devo gridare forte, sennò qui crolla tutto. Ehi, di casa! C'è nessuno? Oh! Ma non c'è proprio nessuno! Guarda, guarda che bella gallina. Vieni qua! Ehi, di casa! Voglio comprare una gallina! Chissà dove si sono cacciati. Però non è cambiato molto da queste parti. Le cascine si assomigliano tutte. Mi sembra di vedere quella di mio nonno quando andava a passare le vacanze da lui. Ehi! Sarà senz'altro più umano vivere in una cascina al posto di quel casermone di città, ma non riesco a capire come fa uno di notte quando gli scappa. Dov'è? O la fa nel vaso da notte così ne respira l'odore, oppure... deve uscire all'aperto, che freddo. È dura. C'è nessuno? E tu prega. T'han tirato un sasso perché non gli hai fatto fare un buon raccolto di patate?
rimasto tutto come una volta. Ne hanno fatte ben poche di modifiche qui. C'è nessuno? Ah, finalmente. Ma non c'è nessun altro qui? No, ci siamo solo noi due. Come noi due? Sì, io e te. Cosa stai facendo? Sto riponendo le conserve sopra l'armadio. Vuoi una mano? No, grazie. Faccio da sola. Avanti, scendi. Vai lì. Scappa anche a me. Va bene, scendi anche tu. Sì, sì, andate lì. Sì, sì, lì va bene, bravi. Vuoi lasciare e tu vuoi fuggire, ma solo al buio. Sull'onda del mare riscaldarsi potrà e mai più freddo sentirà. Sei stato attento. Non voglio rimanere incinta un'altra volta. Fai presto tu. Dopo sono miei da tirare avanti. Tu pensi solo al tuo lavoro. Già con questi due sono stata chiusa in casa per 9 anni. Cullare, cullare, posandoti su un'onda. Va bene così la gonna? Del mare legandoti a un granello. Sono a posto? Di sabbia così. Bambini? Nella nevole di sole, così col suo calore, la nebbia svanirà e il tuo cuore riscaldarsi potrà. E mai più freddo sentirà. Ma tu, tu fuggirai.
Dottore, è tardi, manca solo lei. Su, venga. Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Il nostro fratello si è addormentato nella pace di Cristo, uniti nella fede e nella speranza della vita eterna. Lo raccomandiamo all'amore misericordioso del Padre perché venga accolto fra i santi. Il Signore dia conforto a quanti sentono la tristezza di questa temporanea separazione. La sua grazia ci riunisca tutti un giorno nel suo regno senza fine. Preghiamo.